Non temere, figlia di Sion, non temere, città santa, non temere, Maria, nuova Gerusalemme, perché il tuo re è venuto, è sceso dal cielo, e con te il tuo re gioirà per l'eternità. Ecco che queste parole si compiono. Il popolo santo non teme. Maria, nuova Gerusalemme, la città santa che lo ha accolto, non teme e mai più temerà, perché i suoi figli ora lo accolgono e lo accoglieranno per l'eternità. Quelle palme sventoleranno sempre, non solo in quel giorno, ma continueranno a sventolare affinché il Figlio di Dio, qui sceso, possa poter riposare nel cuore di questo popolo, di questa città santa, di Maria, nuova Gerusalemme, colei che lo ha accolto nel cuore per farlo dimorare eternamente nel cuore dei suoi figli, quei figli fedeli che, avendolo a loro volta accolto, ora non lo vogliono lasciare mai più. Ora non vogliono girare le spalle, e poco importa se i farisei di oggi nuovamente grideranno: ecco che il mondo gli è andato dietro. Sì, il mondo gli è andato dietro, ma questa volta non gli girerà le spalle, gli rimarrà fedele, quel mondo fedele a Dio, quel piccolo resto dell'Israele di Dio rimasto fedele, non girerà le spalle e non lancerà pietre, ma donerà il proprio cuore affinché il cuore di pietra possa diventare un cuore di carne, sul quale e nel quale sono scritte a fuoco le leggi di Dio, così come aveva profetizzato il profeta Geremia, affinché in quel popolo le leggi possano essere vissute con responsabilità, non come un obbligo, non come un peso che schiaccia, ma come una liberazione dal giogo di tutto ciò che è mondo e di tutto ciò che è peccato. Ecco la festa dei figli di Dio, ecco la festa di coloro che accolgono il Re, ecco tutti questi cuori che sventolano come sventolarono allora quelle palme, per poter accogliere il Re sceso dal cielo e poter gridare: Osanna, 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 benedetto colui che è venuto nel nome del Signore. Così come Gesù ebbe a rivelare alla sua fanciulla: il Signore è vicino, viene, è qui. E quelle parole che Gesù disse allora, ora si vivono, perché Gesù è sceso dal cielo per dimorare in questa piccola culla dove ha stabilito la sua dimora. Ecco il Dio con noi, che abita con il suo popolo, con quel popolo fedele che vuole rimanere fedele ai suoi insegnamenti, custodire la cristianità, così come ha fatto e ci insegna Giuseppe, San Giuseppe, il glorioso San Giuseppe che abbiamo festeggiato in questi giorni, il nostro patrono, patrono della Chiesa universale e patrono della Chiesa domestica, quindi patrono di ogni famiglia. Ecco ciò che ha proclamato questa Chiesa in un decreto a lui dedicato, affinché ogni famiglia possa tornare ad essere devota, ancor più devota, al santo patrono Giuseppe, colui che ha incarnato perfettamente il volere di Dio. Ecco il suo esempio di forza, di cuore, di fedeltà, di saggezza, di obbedienza. Ecco quel vivo senso di gratitudine al Padre che ora deve essere il nostro sentimento, per poter dire grazie al Padre per la chiamata ricevuta e poter prendere forza da questo grande santo, nostro patrono, per poter fare fino in fondo la volontà del Padre a qualsiasi costo, per difendere il bambino Gesù a qualsiasi costo, così come ha fatto Giuseppe, che mai ha avuto paura, ma con saggezza e sapienza, ascoltando la voce di Dio, con prontezza ha agito e ha completato la sua missione. Ecco la Pasqua dei figli di Dio, che trovano in San Giuseppe un esempio fulgido che ancor di più diventa centro del cammino di ciascuno di noi. Ecco, cari fratelli, ciò che ora ci deve unire ancor di più: la preghiera e l'unione fraterna, l'amore a Dio e l'amore al prossimo, perché con queste armi i figli di Dio potranno vincere le tenebre che nuovamente sono calate su questo mondo, un'umanità priva di spirito, un'umanità che vive di puro umanesimo.
battesimo. Ecco l'ultima spiritualità che la Madre Chiesa ha proclamato, l'umanità smarrita e la paternità perduta, che fotografa in modo chiaro ciò che si sta vivendo. Da una parte le tenebre che sono calate ancor di più stanno calando in questo mondo. Un mondo che ha smarrito la via perché ha perso quella figliolanza con Gesù. Non si vive più l'essere figli del Re, ma si è preda di questo umanesimo che ha scartato nuovamente Cristo, la pietra testata d'angolo, per porre al centro non più Dio, ma l'uomo. Questa umanità non crede più all'onnipotenza di Dio, ma crede che l'uomo sia divenuto onnisciente. Ma questa credenza porterà il mondo a sprofondare sempre più in un buio che diventerà baratro. Ecco allora i venti di guerra che sempre di più si innalzano. Per questo vi dico, cari fratelli, vinciamo questi venti di guerra con la pace del cuore, con la preghiera, con la fratellanza, con l'amore, affinché Dio possa riposare su questi cuori, su queste preghiere, su questo amore e poter far sì che questa umanità, tramite la luce che qui è scesa, possa non perdersi totalmente in questo buio, ma vedere nel bambino Gesù la luce che nuovamente indica la via. Ecco i figli che diventano fiaccole della luce, fiaccole dell'amore, che portano nel mondo questo sentimento di pace e di amore, di armonia e di fratellanza. Per fare questo, cari fratelli, dobbiamo abbracciare la croce, perché questa è la via che Gesù ci ha indicato, non più una croce di morte, ma una croce di luce, una croce di resurrezione, così come questa luce che anima questa croce che svetta in questo santuario. Ecco allora il morire al mondo e al peccato per vivere e guadagnare la vita. Così come Gesù ebbe a rivelare alla sua fanciulla in quella rivelazione che oggi, in un compimento esatto, si rinnova. Era il 24 marzo di tanti anni fa. Così come oggi, in questo 24 marzo, quelle parole rivivono. Morire per vivere, perdere per guadagnare. E insieme ritorniamo su qualche passaggio di questa grande rivelazione che è più attuale che mai. Dice Gesù: figlia mia, ecco che il mondo gli è andato dietro, dicono con amarezza i farisei. E questa è una frase che si ripete ancora oggi per voi. La gente che si rivolge ai chiamati di Gesù vuole vedere Gesù. Non sono degli intrusi queste persone lontano da Dio. Esse giungono al momento giusto, perché è arrivata l'ora in cui Gesù, attraverso voi, attira tutti a sé. Ma Egli si serve di voi in maniera del tutto incomprensibile, in cui le realtà cambiano segno. Morire per vivere, perdere per guadagnare. Essere vincitore della morte lasciandovi inghiottire da essa. Vedere Cristo attendendo che Egli parta. Ecco, Gesù qui è sceso per attirare nuovamente e direttamente tutti a sé, tutti lontani, tutti i profughi e i naufraghi dello spirito. Questa è la vera povertà urgente che questo mondo deve risolvere, prima di altre povertà altrettanto importanti. Ma se si perde lo spirito e la via dello spirito, tutto sarà smarrito. Ecco gli ammalati nell'anima. E a voi tutti, che siete in questa condizione, dico: venite. Il bambino Gesù è sceso per attirarvi tutti al suo cuore. E la vita cambierà. Ecco, i santi che si offrono per amore di Dio, per portare tanti alla culla del bambino Gesù, dove Gesù è sceso per donare a tutti il suo cuore, la salvezza. Dice ancora Gesù: salire sulla croce allora significa andare verso la gloria. Solo allora le anime alzeranno gli occhi verso l'albero della vita. Vogliamo vedere Gesù, dicono i lontani. Ma chi farà vedere Gesù, se non colui che farà scoprire nella propria morte il valore della glorificazione di Cristo? Chi sono gli apostoli che fanno da intermediari in modo che il mondo possa riconoscere colui che attira tutti a sé?
Tanti sono gli uomini onesti che cercano un senso per la propria vita, per il proprio martirio, ma essi incontreranno veri amici di Gesù che li orientino verso di Lui? Questo è l'interrogativo che il Signore ci pone oggi, in questa ricorrenza esatta. Questo serve, cari fratelli, apostoli, discepoli, pronti a donarsi affinché tanti che vogliono venire Gesù possano venire e vedere, toccare con mano l'amore che si è incarnato nella piccola culla del bambino Gesù. Certo, questo comporta sacrificio, comporta morire al mondo e a tutto ciò che è umanità. Ma questa è la strada della gioia, questa è la strada della vita, questa è la via che Gesù e i santi hanno tracciato, questa è la via della cristianità, per poter arrivare al cuore di Gesù ed essere salvati. Solo in Gesù c'è salvezza. Ecco gli apostoli che si contrappongono agli apostati, coloro che portano tutti a Gesù perché insegnano che solo in Gesù c'è salvezza, e gli apostati che svendono la primogenitura, che svendono la fede, dicendo che in ogni religione c'è salvezza, unendosi alle preghiere di altre religioni o filosofie religiose, invitando i propri fedeli a fare altrettanto. Ecco l'assurdità, il tradimento che si vive ogni giorno. Coloro che dovevano portare Cristo lo svendono per portarli altrove, in altre case. Ecco l'apostasia dilagante ed ecco il mondo che, anziché scandalizzarsi e gridare, quel mondo cristiano che dovrebbe far levare la propria voce, dorme come narcotizzato. Ecco a voi, apostoli e discepoli di Gesù, il compito di poter alzare il cuore, offrire ogni sofferenza per amore di Gesù e di tanti fratelli che brancolano nel buio e che vogliono vedere Gesù. Vogliamo vedere Gesù, dicono i lontani. Chi farà loro vedere Gesù? Dice ancora il Signore. Esiste oggi una possibilità di incontro più personalizzato del mistero di Gesù Cristo, a condizione però che in ogni caso vi metta in contatto con la croce e si affidi il grano al rischio della terra. Ogni volta che accettate di nascere dal fianco trafitto di Cristo, vi accostate al Cristo glorioso. Rinascere dal costato di Cristo, rinascere da sangue ed acqua, quindi da spirito e vita. Questo significa rinascere dall'alto per poter prendere parte alla resurrezione, affinché, vinta la prima morte, risorti e rinati in Cristo, nulla può il peccato. Ecco i risorti, scritti nel libro dell'Apocalisse, ecco coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello, che non si sono contaminati, che sono puri e candidi, perché si sono rinnovati in colui che è spirito e vita, ritrovando la vera vita. Dice Gesù, non si avrà più la costrizione all'osservanza della legge, ma per ciascuno vi sarà l'esigenza della responsabilità. La fede non sarà scritta su tavoli di pietra, ma nel cuore dell'uomo. Questo vi chiedo oggi, cari fratelli, con amore e con tutto il mio cuore, quella responsabilità di assolvere alla chiamata ricevuta con quella concentrazione che ora è necessaria. Non ci possiamo distrarre, non ci possiamo perdere per le vie di questo mondo. Vi chiedo attenzione e concentrazione ogni giorno, affinché ogni giorno sia un giorno santo da offrire al Signore. I cristiani sanno che vi è il bene, Gesù, e vi è anche il male, il maligno. Non è una favola. L'inferno non è vuoto, come altri invece insegnano, perché vorrebbero che tutti abbassassero la guardia e abbassassero le armi, affinché l'inferno possa prendere il sopravvento. Non così per i cristiani. La guardia deve rimanere alta. Così come Gesù ci insegna, ecco Gesù, ecco Maria ed ecco l'armata di Maria capeggiata da San Michele. In quella battaglia tra bene e male, spirituale, viva,
Si vince con la preghiera e con l'amore fraterno, con l'offerta affinché il bene vinca e il male soccomba. Ora, giorno per giorno, per poi arrivare al compimento finale, quando il male sarà definitivamente sconfitto e si ritornerà in quel giardino che il Padre aveva donato ai suoi figli. Ecco il compimento, fine del male, sconfitta del male, trionfo di Gesù glorioso. Cristo vi salva con la sua sofferenza e la sua morte, dice Gesù. A caro prezzo Gesù ci ha donato la sua vita. Ecco coloro che amano Gesù, che non disprezzano il sacrificio, il rendere sacro tutto ciò che si fa ogni giorno. Rendete sacro ogni momento della vostra giornata, cari fratelli, dalle piccole alle grandi cose, ma a cominciare dalle piccole, perché tutto è offerta gradita al Padre, se fatto con amore. Dalle piccole cose della quotidianità, dalle piccole faccende domestiche, al lavoro, alla fratellanza, alla preghiera, a tutto ciò che si fa. Questo è il nostro compito oggi, cari fratelli, per poter avanzare e portare a tutti la luce che qui è scesa. Con l'aiuto della sua grazia, dice ancora il Signore, imparate anche voi a morire per risorgere con Lui, a perdervi per ritrovarvi in Lui, ad abbandonare tutto per ritrovare tutto in Lui. Così come dice il Vangelo, se il chicco di grano caduto a terra non muore, non porta tanto frutto. Noi dobbiamo morire al peccato, questa è la morte che ci chiede Gesù, morire al peccato, e su questo dobbiamo essere intransigenti. Altro che dire che il luogo privilegiato per l'incontro con Cristo è il peccato. No, fratelli cari, questo insegnamento in questa Chiesa mai vi verrà impartito. Così come è stato ben detto, il luogo privilegiato per l'incontro con Cristo è Maria, il suo cuore immacolato, il suo grembo immacolato. Maria è il luogo privilegiato per l'incontro di Cristo, la tutta bella, la tutta santa. Chi vuole incontrare Gesù, abbracci il mistero di Maria. Chi vuole incontrare il mistero di Dio uno e trino, abbracci il mistero che in Maria si riflette. Mistero uno e trino. Mistero profondo, mistero d'amore, della madre e del figlio e della madre. Il Signore allora infonderà nei vostri cuori la sua legge, il suo spirito d'amore, perché avrete fatto della vostra vita una condivisione della sua e vi farà partecipare al grande mistero della salvezza. Ecco il profeta Geremia, prima richiamato, che dice: «Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore». Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Ecco la nuova Gerusalemme, ecco il Dio con loro che si manifesta. Dio e popolo, per camminare tutti quanti insieme verso l'unica meta che porta alla salvezza, Gesù. Cuore del Padre. Ecco il mistero dell'incarnazione del Verbo, la festa che domani celebreremo solenne, mistero dell'incarnazione, quel Verbo che nuovamente si è incarnato, che è tornato in spirito e verità, in spirito e vita per dimorare in questa piccola culla del bambino Gesù, tabernacolo di Dio. Cari fratelli, andate per le vie di questo mondo e portate nuovamente a tutti l'amore che qui è sceso per incarnarsi nei cuori. E cantiamo insieme: Osanna, benedetto colui che viene, è venuto nel nome del Signore. E così sia.